Benvenuti a un nuovo ciclo di appuntamenti con Dietro la Notizia, l'approfondimento giornalistico settimanale di Caserta Sera. Oggi parleremo del Parco Nazionale del Matese, di un possibile sviluppo e di sinergie fra il Sannio e il Molise, ma anche dell'impatto che può avere sull'agricoltura. Ne parleremo subito dopo la sigla con un ospite autorevole che conosce molto bene questo settore. Sigla. E rieccoci nuovamente in studio. Questa sera parleremo del Parco Nazionale del Matese e del suo impatto sul territorio. Con noi il dottor Angelo Milo, già direttore di Coldiretti, Caserta, Benevento, ma anche direttore regionale in Calabria, Molise, Basilicata e ora esperto agroambientale e freelance. Buonasera, dottore. Buonasera. Allora, la prima domanda che volevo farle sul parco è semplicemente questa. Si parla tanto di Parco del Matese, siamo, diciamo, alla dirittura finale per quanto riguarda il Parco Nazionale, almeno da quello che si legge, però esistono, abbiamo notato già, dei mal di pancia per quanto riguarda la perimetrazione del parco. Ecco, innanzitutto, che benefici può portare il parco realmente alla nostra provincia di Caserta, alla parte del Matese, diciamo? Ma innanzitutto va chiarito che molte volte, diciamo, queste incomprensioni, chiamiamole così, che nascono tra quelle che sono le norme che si vogliono applicare e chi le deve recepire, hanno di fondo una distorsione che è quella legata alla poca comunicazione e alla poca capacità concertativa quando si parte all'inizio con un'attività simile. La ricaduta che potrebbe avere il Parco Nazionale nel territorio dell'Alto Casertano, per noi del versante diciamo del Matese, da questa parte della Campania, diventa un qualcosa di aggiuntivo a quello che già è stato fino adesso il Parco Regionale, mentre dall'altro versante, quello molisano, diventa un tutto, un qualcosa da scoprire, ed insieme dobbiamo creare le condizioni per far sì che questo cammino venga il più facilmente agevolato. Infatti lei mi ha anticipato la domanda che volevo farle. Ecco, secondo lei una sinergia col Molise quanto potrebbe essere importante per il Matese? Intendiamo la parte casertana. La sinergia diventa non un qualcosa di diciamo auspicabile, ma diventa un qualcosa di determinante ai fini della realizzazione del Parco Nazionale, perché nell'intero massiccio del Matese è ricompreso, diciamo, nei due territori, sia il molisano che il campano, per cui la parte pubblica che la parte privata, cioè gli amministratori e tutti coloro che vivono nel territorio del Matese, di ambo i versanti, devono mettere in campo tutte le sinergie giuste per far sì che questa cosa raggiunga l'obiettivo principale, che è quello di salvaguardare fondamentalmente questo territorio. Ecco, che impatto può avere il Parco Nazionale sull'economia di quest'area? Ma il parco, diciamo, di per sé viene istituito perché deve proteggere e deve tutelare quello che già esiste, però questo non deve significare che deve limitare, perché molte volte, diciamo, l'attività di vincoli che vengono introdotti hanno limitato lo sviluppo. In modo particolare noi l'abbiamo vissuto in questo versante nostro casertano con il Parco Regionale. C'è norme di salvaguardia introdotte come provvisorie, poi di fatto sono, diciamo, divenute definitive, perché intanto il piano del parco non è mai partito. Quindi diciamo, la capacità di riuscire con i tempi giusti, anche se, diciamo, tutto lascia auspicare che ancora del tempo ci vorrà, però quando si raggiungerà l'obiettivo sarà quello di raggiungere velocemente la capacità organizzativa di tutto il territorio attraverso un piano del parco che risponda alle esigenze del territorio e allo sviluppo innanzitutto dell'economia del territorio in esso ricompreso. Ecco, qual è al momento, secondo lei, lo stato di salute dell'agricoltura
in quest'area, in questo settore che lei conosce ovviamente molto bene? Ma l'agricoltura, diciamo, da sempre nelle aree interne, diciamo, è un'agricoltura che soffre di una serie di, diciamo, di impossibilità legate a quelle che sono le diversificazioni che il territorio purtroppo si porta dietro. È uno stato di salute sicuramente non brillante perché le tante, diciamo, diseconomie che si porta dietro un'agricoltura delle aree interne chiaramente deve fare i conti con invece un'economia di mercato che è sempre più globalizzata e sempre più aperta. Quindi, diciamo, la spinta anche della capacità di creare un momento come il Parco Nazionale, come momento di volano per l'economia, potrebbe essere sicuramente agevolativo anche per l'agricoltura e non solo per tutti i settori economici di questo territorio. Il presidente del Parco regionale del Matese, che inviteremo sicuramente la prossima volta che parleremo di questo argomento, punta anche molto sul raddoppio della strada Telesina. Diceva proprio questo, dice, ma però bisogna anche lavorare, ha detto, sulla segnaletica, sul marketing territoriale, altrimenti non c'è decollo. Lei che ne pensa di questo? Ma diciamo che per la prima domanda che è legata al raddoppio della Telesina, diciamo, bisogna comunque essere molto realisti, è un qualcosa che si parla da tempo, se mai dovesse accadere che questo si realizzi, sicuramente sarà un beneficio per tutti, Non solo per il parco, non ma solo per il anche. parco, ma per tutti. Dall'altro è chiaro che nel momento in cui il parco verrà definito per la parte, diciamo, che ancora manca a questo versante, cioè diventerà parco nazionale, si devono mettere in moto tutti quei meccanismi di promozione e di marketing territoriale per che diventi un attrattore, diciamo, di utenza e quindi di turisti e di tutti coloro che poi il parco lo devono vivere, perché altrimenti si corre il rischio di ecco, rimanere imprigionati in un qualcosa che noi stessi abbiamo delimitato. Dottore Emilio, secondo lei il parco che diciamo, sta per nascere, non so ancora quali potrebbero essere i tempi, quale difetto ha? Cioè, secondo lei, che cambierebbe subito? Ma innanzitutto va fatta una riflessione, una indagine che è molto recente, fatta da Panorama nel mese di novembre, ha sottolineato un aspetto che diciamo, tutti tendono a non mettere in evidenza. Tutti i parchi nazionali, tutti, nessuno escluso, non vive di buona salute, sono tutti dei parchi malati. Malati innanzitutto perché sono, diciamo, carenti di risorse per mettere in moto tutti quei meccanismi che possono portare allo sviluppo. Quindi questo parco nazionale che diciamo, adesso prende corpo nel nostro territorio non è che non avrà le stesse difficoltà, ma certo è che noi dobbiamo tendere a far sì che il parco si realizzi perché è giusto che un'area venga preservata con quello che dicevamo prima, però che permette all'economia di svilupparsi. Però dall'altro bisogna, credo, mettere in campo contestualmente dei meccanismi diversi che a fianco a quelle che sono le possibilità che il parco può dare, si possono realizzare altri obiettivi per lo sviluppo del territorio. Le faccio, diciamo, l'ultima domanda. Qual è la novità o la proposta che lei invece piacerebbe introdurre in questo diciamo, istituzione parco? Vista la prospettiva, diciamo, non molto rosea in questo momento dei parchi in quanto tali, io auspicherei che si creasse innanzitutto, una sorta di cabina di regia che non deve essere sostitutiva né alla comunità del parco dove tutti i sindaci sono presenti, né al parco regionale, ma che ci sia la possibilità che tutti insieme, le associazioni, le organizzazioni, le amministrazioni possano prevedere nel mentre si definiscano tutte quelle che sono tutta la parte burocratica del parco, si possono avviare dei processi tipo ad esempio quello di creare
unico distretto, diciamo, della biodiversità che comprende tutto il Matese, che sarebbe, diciamo, propedeutico a tutte quelle che sono delle opportunità che il parco può dare. E in questo, diciamo, sicuramente delle cose che andrebbero fatte velocemente, che sarebbero pure più percepibili dalla popolazione, perché attualmente, diciamo, anche se stanno facendo incontri in modo cadenzato e regolare in tutti i comuni, c'è poca, diciamo, partecipazione o in alcuni casi una partecipazione limitata alla capacità di chi la propone di far essere presente le persone. E io, ad esempio, mi sentirei suggerire almeno due cose. La prima è creare una banca della terra del Matese, che sarebbe veramente mettere in condizione tutti i comuni di fare un censimento reale di quelli che sono i terreni agricoli che stanno nei comuni, per far sì che poi possano essere messi a disposizione tutti quelli che sono i giovani che vogliono avvicinarsi al comparto agricolo con l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente. L'altro aspetto che non trascurerei è quello di un recupero di tutte quelle che sono una serie di prodotti autoctoni che ormai sono in via di estinzione, creando una collaborazione con la banca del germoplasma dell'Università del Molise per recuperare tutta una serie di produzioni che sono rimaste un po', come dire, solo nei ricordi, ma che hanno lasciato un buon ricordo nelle persone. E in ultimo non tralascerei la capacità di creare una filiera del bosco che vada dalla legna fino alla trasformazione e quindi alla vendita del prodotto finito. Bene, siamo alle battute finali, ma prima vi vogliamo ricordare che presto Caserta Sera produrrà anche un contenitore di approfondimento giornalistico di economia, appunto di ambiente, che stiamo ancora preparando. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie al nostro ospite, alla regia e a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!